fa la sombra! Va bene, basta! Giù la croce! Non avete capito niente! Non dovete muovervi così! Siete tutti impalati! E là, quel signore, più spavento! Più anima! Oh. Signorini, quella risata, più sarcasmo, più aria di sfida! Sarcasmo! Sapeste voi chi voglio dividere dopo 3 ore di questa storia? Sì, vabbè, avete ragione, ma questa è una scena importante, forse la più importante del film. Ma sì, è la 10ª volta che proviamo. Quando sarà il momento di girare sarò ridotta a uno straccio. Ma fate la scena, questi signori! Silenzio! E voi due, dove andate? Oh, basta, siamo stanche. È da un'ora che facciamo le comparse. Ah sì, beh, la prossima volta vi faremo fare le prime donne, adesso tornate a fare le comparse. Poi dicono che le scene non vengono bene. Dalle 7 di questa mattina che sono qui. Sono le 11, non abbiamo ancora girato 1 metro di pellicola. E poi dovrei anche ridere sarcastico. Sì, va bene, avete ragione, ma si tratta di un contrattempo. Ancora pochi minuti e poi saremo pronti. Pochi minuti. E con questa storia sono 3 ore che andiamo avanti. E tutto questo perché il divo non è ancora pronto. Perché a lui non piace aspettare. Sono stufa di stare a bollire sotto al fuoco delle lampade. Se mi vogliono sono nel mio camerino. E guai a chi si azzarda a chiamarmi prima di girare. Ma no, no, signorina, aspettate ancora un minuto. Ancora un momento, io mi spoglio e me ne vado. Ma no, ma siate ragionevoli, signorina. Avanti, raggiungetela presto e cercate di calmarla. Ah, beh, questo è il colmo. Uno non viene, l'altro se ne va. Dice che si chiude in camerino. Per me ce la lascerei tutta la vita. Non si capisce una parola di quello che dice. Parla come se avesse la polpetta in bocca. Quella è un'attrice straniera. E poi l'ha voluto il produttore. I tuoi ordini saranno obbedienti. Scusate, e questo è il film Abanera? No, è un film storico. Ah, è qui dove canta il tenore? No. Già, perché questo genere di film da noi non interessa. No, a me altri piace il canto. Dov'è che canta il tenore? Ah, è qui al teatro numero 2. Prego, accomodate. E qui? Là il nostro regista, che credo conoscerete di nome. Oh, perfettamente. No, vedi che telefoni più tardi. Va bene. Il dottor Riva, il signor Rossi, il signor Kraner. Fortunatissimo. Piacere. Fortunato. Molto lieto. Con permesso. Beh, là cosa facciamo, eh? Accomodatevi, eh. Non fatemi perdere del tempo. Vieni un po' qua, senti. Chi sono quei due? Ah, credo che siano dei rappresentanti di una grande casa cinematografica straniera. Stranieri? Sì. Ma sì, li conosco, sono dei grandi produttori consociati. Credo anzi che fra poco voi potrete assistere a una ripresa interessantissima del nostro grande tenore Maurizio Sala. Ah, molto bene. Prego, accomodatevi. Grazie. Scusate un momento, torno subito. Sala, dove è Sala? Sala non c'è. Possibile. L'ho mandato a cercare adesso. Ho telefonato all'albergo, non c'è. Ho telefonato a casa da amici, di conoscenti e nessuno sa dove sia. Perbacco, questi sono venuti proprio per sentirlo e conoscerlo. Siamo lì per firmare il contratto. Ah, sì? Ma è un contratto formidabile, eccezionale. Per 3 film Sala già venduti a scatola chiusa. Ma intanto bisognerà far vedere qualche cosa a questa gente mentre si aspetta Sala. Che cosa? C'è la primatrice? Sì, è nel camerino che si riposa, lei. Ti prego, calmatevi, non gridate così. Io grido quando mi pare ghiaccio. E chi non vuol sentirmi si capirà lì, capito? Ma signorina, c'è il signor presidente, ci sono dei visitatori. Me ne infischio del signor presidente, me ne infischio di tutti! Calmatevi, abituata a girare nei più grandi stabilimenti di Hollywood. Sì. Sono abituata a farmi rispettare. Sì, ma calmatevi, signorina. Se volete, non dovete pregarmi, non ci do. Ma signorina, ma scusate, ma guardatevi. Avete capito? Beh, insomma, cosa succede? Commendatore, guardate voi, commendatore, non ci si ragiona più, sembra impazzita. Signorina, ma calmatevi, signorina, vi prego. Aprite, per favore. Sì, va bene, avete ragione, avete tutte le ragioni, ma calmatevi. Ma cosa c'è ancora? Sara, ci sta al telefono. Ma dove? Al ristorante, ha detto che ha avuto un incidente d'auto in aperta campagna. Vai, andiamo. Sì. Speriamo in bene, ci mancava pure un incidente d'auto. Pronto? Ah, Sara, ma com'è successo? Dove? Che importanza ha? Certo. È la forza del destino, quella di Giuseppe Verdi. Da quando l'ho girata mi ha portato sfortuna. Vi sembra il momento di fare anche dello spirito? Ma un fatto di cultura, cos'è, di personalità. Una barzelletta? Ti prego, taci. Carissimo, vi raggiungerò anche un a cavallo, se lo trovo. Guarda quel modello. Carino, no? La volpe è bella, ma la ragazza di più. Cosa?
Maestro, avete visto? Argentina. Che grandi sfumature come le sette note musicali. Me la offri? Ma fa caldo e l'inverno è ancora lontano. Ma cos'è? Non gradite le bue? Oh no, tutt'altro. Sono il gran modo. Decidi tu, caro. Salvatemi. Vi farò sapere. Vecchio conto. Voi siete un artista al di sopra di queste volgarità, ma io no. Cher maître. Chapelle, rivolgetevi al mio produttore. Sapete che non firma segni, mi ripugna. Peggio del mio sarto, non penso che hai soldi. Se vuoi me ne occupo io. Grazie, ma non devi. I pantaloni li porto io. Oh, lo faccio volentieri, credimi. Che freddo. La Lancia è come certe belle donne, classe e savoir-faire. Vedo che in vetrina c'è il mio ultimo disco. Splendido. Ora devo lasciarti, i microfoni mi aspettano. Ci vediamo stasera. Forse. Mi vieni a prendere per cena, indosserò la volpe. Quale volpe? Ma no, saresti ridicola. Ora è il trionfo del Rayon in un crescendo rossignano. Niente Lugola si vede. L'ugola d'oro ha di nuovo perso al gioco. Lo dicevo solo per salvarti da certe ostentazioni volgari della ricchezza, classiche di una mantenuta, mia divina. Doris, meno male. Il direttore ha chiesto di te più volte. Non preoccuparti, con l'aiuto di Sala presto sarò io la direttrice. Siete solo un dilettante, quindi non mi meritate. Ma tornatevene a Berlino col primo treno. Come? Signorina, se vuole posso aiutarla io a ripassarsi le battute, così incantiamo Cinecittà. Scheiße. Pausa. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! La mia voce! Aiuto! Aiuto! Ma il nostro presidente ha molta urgenza di parlare con il signor Sala, ha capito? Ma perché strilla? Non sono sorda, sono una sua infermiera. Si rassegni. Madre, è terribile. C'è solo la mancanza della fede. Vogliono il tenore. Ci penso. Ma chi è? Forse per il trauma ha perso la voce. Non lo dica neanche, porta sfortuna. Dice? Che aspetti, chiama il direttore sanitario. La linea è sempre occupata. Arrangiati. Ha risposto? Monsignore è in Vaticano. Cercalo lì, d'accordo. Non so, si rifiuta di aprire la bocca. Ma questo non è esatto. State zitto. No, non dicevo a voi che avete tutto il diritto di urlare. Che iella. Poteva almeno fare testamento. Com'è morto suo zio? Mai avuto. Sara è sempre stato capace di ogni menzogna per finire i suoi film fuori contratto, perché la prorata imposta dal suo agente è altissima e carico di debiti com'è in questo momento cercherà di ricavare il massimo da noi. Ultimamente di voce ne aveva ben poca, dovremmo sostituirlo. Ma dove troveremo una voce come la sua? Il pubblico se ne accorgerebbe immediatamente. Non esageriamo, un tenore nella colonna sonora non ha l'acustica del Teatro della Scala. Per rimediare alle perdite di un film incompleto compromettiamo la nostra reputazione. Noi siamo come certi amanti di lusso che dopo aver accumulato una fortuna con l'anziano protettore scendono a patti con il primo boy scout capace di cantare in anonimo. Se troviamo un'altra voce per sostituirlo, il donatore dovrà rinunciare a vedere sullo schermo il suo volto. La Sala riuscirà a seguire il playback di un altro? Sala per soldi visualizzerebbe anche i guaiti di un cane. Ma vi rendete conto che tutto il nostro prestigio è nelle mani di un pazzo incosciente? Che scoperta, è un attore. E lei sa che gli attori sono peggio delle attrici. Per non parlare poi di quelli che pretendono anche di cantare o magari di ballare cantando. Non perdiamo altro tempo parlando degli attori. Sono in ballo i nostri soldi e ogni mezzo è lecito per non perdere neanche una lira. Che è giusto. Non perda di vista i profitti. Come vede, non porto ancora gli occhiali. I profitti li avremo e nessuno si accorgerà di me. Ho bisogno di una completa libertà d'azione e della vostra fiducia più che completa. Io vi garantisco che finirò questo dannato film, anche se dovessi passare sul cadavere delle vostre madri. Bene. D'accordo? Bene, io ho una sola madre. Cinecittà. A presto, caro regista. Io sostituirei anche Sara, cambiando il copione con una trovata. Tipo chirurgia plastica, l'avevo pensato anch'io. Ma chi sta cantando? Viene dalle Mogliole? Un altro film musicale? Lo sentite? Ma no, però sì, credo che sia un documentario sulla felicità dell'opera. Ma
certo. Canta che ti passa se il lavoro non ti spassa. Buongiorno, commendatore. Buongiorno. Monica, c'è voi lo sapete? Chi è quello che canta? Per quello che mi risulta è un operaio dell'Ansoldo Mirafiari. Ah. E chi è il responsabile delle riprese? Un funzionario del Ministero Cultura Popolare che vuole dimostrare l'universalità del cinema proletario. Parlate del nostro addetto culturale a Oslo? Del nipote di Rockefeller che ha preso la cittadinanza italiana. E certo, il nostro cinema oggi è decisamente all'avanguardia. Lo sarebbe se avessimo i capitali. Desiderate ascoltarli in proiezione? Preferisco la moviola. Se la voce supera il rumore, vuol dire che più è valido. Caro, lasciate fare a me. So cos'è una moviola. Spegnete, per favore. Subito. Ha una voce come la sirena d'una nave. Che forza! Venite qua. Piano. Chi deve essere in questo cantiere? Un operaio che canta. Ma egregio signore, qui cantano tutti. Ma no, deve essere un operaio che ha la voce da tenore. Voi forse lo conoscete. Ah, una voce da tenore? Ah sì, ma allora è Gino Malverdi, ecco, è un mio amico. Vabbè, sapete dove abita? Altro che. E allora, montate in macchina e accompagnateci. Ben volentieri. Ben volentieri. E allora vieni tu anche. Sì, Giuseppe, aspetta un momento che vengo subito, Che c'è, signora? Vostra moglie vi fa avvertire che... Che è pronto, la minestra in tavola, se non si raffredda, minestra riscaldata non va. Grazie, signora, grazie. Andiamo, Gino, ancora 5 minuti. Mamma, è pronto? Sì, a tra poco. Beh, andiamo, maestro, ora basta. Andate a mangiare anche voi, Ma che mangiare? Un vero musicista non mangia mai. E anche tu ti devi mettere in testa che senza scala non potrai mai salire e diventare un grande tenore, corpo d'un violoncello. E chi ci tiene? Io, per Bacco, per merito mio, dovrei fare sbalordire il mondo. Tutti a bocca aperta, là. Oh, andiamo. Sol, sol, sol. Lascia stare la molla, se no scatto io. E sai cosa ti dico? Piantoli tutto e me ne vado. Aiutatemi voi, signora, a convincere questo ragazzaccio che invece di stare attento perde il suo tempo con quella vecchia sveglia. Bravo, hai potuto finalmente accomodarla? Non ancora, c'è questa maledetta molla che non vuole stare a posto. Ma ci riuscirò io a metterla a posto. Ma lo sentite, ma ditemi voi, signora, in coscienza, se è più importante la voce di Gino o la molla della sveglia? No, per ora è più importante la molla della sveglia.
Se al mattino non suona, c'è pericolo che Gino arrivi tardi al cantiere. Oh, che roba mi tocca sentire. Stupido io che perdo il mio tempo con te. Non vi arrabbiate, maestro. Gino vi è molto grato delle vostre lezioni. Non so che farmene della gratitudine io. Dopotutto, che cosa gli domando? 10 minuti, 10 minuti al giorno. E basta. Su, via, contentalo. Se il maestro ci tiene tanto. Va bene. C'è nell'aria un'amaria, ma stanotte più non sento sentimento né passione. M'ha preso il cuor, mammina. M'ha preso il cuor, mammina. Canzonette, sempre canzonette. Gino! Il cinematografo. Sono i signori del cinematografo. Quale cinematografo? Ma io non... Prego, prego, signori. Voi siete il signor Gino Malversi, vero? Io sono il consigliere delegato della Società Cinematografica Mondial Film e questo signore è il nostro regista. Magnifico, meraviglioso. L'arte moderna per eccellenza. Accomodate. Gradite qualche cosa? No, grazie. La mia mamma è il maestro Tabarrini. Piacere. Non vogliamo disturbare, vero? E poi non possiamo trattenerci. Siamo qui per uno scopo. Abbiamo sentito la voce del signor... Gino. Gino, bravo. E siccome ci è sembrato meritevole, insomma ci sembra che il signore abbia delle doti, no? No, dirò meglio, potrà acquistare delle doti attraverso molto studio, molto lavoro. Abbiamo pensato di provarlo, di metterlo in condizione di studiare, di perfezionarsi e chissà che un giorno non possa lavorare e far carriera nel cinema. E io dovrei far l'artista. Lavorare nel cinema? E perché? Gino non è mica disoccupato. Permettete una parola e voi una domanda. Quanto guadagnate attualmente al cantiere? Per ora guadagno 230 lire alla settimana, ma se, come spero, mi passeranno al reparto specializzati, allora... Sareste contento di guadagnare 1000 lire alla settimana? 1000 lire alla settimana? Sì, 1000 lire. Ma che cosa dovrei fare per guadagnare tanto? Oh, niente di straordinario, cantare. O, per essere più esatti, imparare a cantare. Imparare a cantare? Ma se solo per questo può diventare un divo, una stella. Oh, non ci tengo davvero. E quando troviamo qualche elemento un po' fuori dal comune, proviamo. E se naturalmente vostro figlio... No, si intende che una prova, senza nessun impegno reciproco. Vedremo, vedremo quello che nascerà. Ma comunque voi pensateci sopra, Consigliatevi tra di voi e se siamo d'accordo domani voi partirete con noi, Su, su, signora, coraggio, è un grande avvenire che aspetta Gino. Diventerà un grande cantante, lo dice Tabarrini, corpo di un violoncello. Arrivederci, Gino! Ciao, mamma! Mi raccomando a voi, maestro, Addio, ragazzi! Mi raccomando, mamma! Di un nostro pregiato riscontro vi salutiamo distintamente. Oh, dunque, caro mio caro Gino Malversi. Bravo, mio caro Gino Malversi, È bene che noi ci si parli con la massima chiarezza e per evitare equivoci. Noi dopo l'audizione di stamane, vero, Certo. Siamo lieti di scritturarvi alle condizioni già fissate. Per quanto a qualcuno del consiglio le condizioni stesse, trattandosi di un esordiente, sono sembrate alquanto gravose. Oh, ma io... No, niente paura, Quello che è detto, è detto. Solo però bisognerà ben fissare le vostre funzioni presso la nostra società. E naturalmente avrete bisogno di un periodo di prova discretamente lungo. È evidente, Già, perché non possiamo rischiare capitali ingenti senza una sicurezza di rendimento. Ed ecco perché il nostro regista sperimenterà la vostra voce nell'esecuzione di alcune scene e intanto, dato che voi ancora non sapete recitare, le vostre parti saranno sostenute da altri. In seguito, insomma, vedremo, Ah, sì, sì. Però, d'altra parte, dato che con voi facciamo un esperimento un po' speciale e con sacrifici non indifferenti, insomma, un trattamento di favore, voi dovete impegnarvi formalmente a mantenere il più scrupoloso segreto sul lavoro che vi verrà affidato. Se si usa così? Ma sì, state tranquillo. Si usa così in tutti i contratti del genere. Vi comunico inoltre che se saremo contenti della vostra opera, la società, oltre al compenso stabilito, vi corrisponderà un premio di 10.000 lire. Aggiungo però che se per qualsiasi ragione il segreto non fosse da voi mantenuto, voi perderete tutto. Naturalmente.
E adesso la signorina Bonardi vi accompagnerà in segreteria per la firma del contratto. Prego, accomodatevi. A più tardi. Buongiorno. La prova di voce mi pare che sia andata bene, no? Magnificamente. E allora possiamo stare tranquilli. Resta convenuto quanto segue. Per tale prestazione la società internazionale corrisponderà al signor Malversi Gino il compenso mensile anticipato di lire 4.000. Volete firmare? Subito, signorina. Ecco, questo è per voi e questo è per noi. Grazie tanto, signorina. Un momento. Ah. C'è qualcos'altro? Ancora? L'anticipo, non vi interessa? Come non mi interessa l'anticipo? Volete firmare? Subito. L'assegno. Ma mi pagano subito? A vista. Un'altra cosa, l'indirizzo. L'indirizzo? Veramente io sono così poco pratico della città. Potresti indicarmi un albergo? Un albergo? Ma non so. Una pensione. Ho l'indirizzo di un'ottima pensione. Vediamo. Pensione Primavera. Abito. Una pensione piena d'aria e di luce. Qui sono tutti gentili con me. Ho firmato un contratto magnifico e ti spedisco parte dei denari che mi hanno dato, povero figliuolo, che bisogno c'era. Andate avanti, signora. Sì, andate. Oddio mio, dove sono rimasta? Ah, ecco qua. Ancora non ho cominciato a lavorare, naturalmente, ma ho fatto delle prove col maestro della società. Mi ha chiesto chi mi aveva insegnato a cantare. Allora gli ho risposto che mi ha insegnato il maestro Tabarrini. E allora lui mi ha detto che il maestro Tabarrini deve essere un gran cane. Eh? Perché sono pieno di difetti. Cane? Cane a me? Ma sentiteli questi maestroni di città. Credono di venire a insegnare la musica a noi. Non glielo dire al maestro, perché gli farebbe dispiacere. Ah, meno male, Ma io me ne infischio, sapete che cosa vi dico? Me lo direte dopo, adesso finiamo di leggere. Sì, finiamola lì. Ma io al maestro gli sono tanto grato lo stesso. Ho ricevuto un biglietto che mi avverte di trovarmi al teatro alle 10, certo per cantare. Cantare? Ma cosa vuol cantare con quei somari? No, io canto l'ultimo bolero, l'amore tornerà. Signor Malversi? Signor Malversi, guardate che è pronta la colazione, sarà meglio che rispettate l'orario anche voi, no? Mi sono già tagliato. Canta, ma cosa l'avrà da cantare? L'ebbrezza di notte già sognate. Buongiorno. Ah, ma che buongiorno, quando mi sveglio male. Non dico buongiorno a nessuno. E io non posso mica dire andate al diavolo. Non le piace il burro? Per piacere mi piace, ma per me è tutto colesterolo. Non vi è retta, faccia l'amore. Ma sei sempre in ritardo. Il bagno è occupato. Perché non ti alzi prima come faccio perché io? Perché non mi va. Ma che cavolo, ci vuole poco. Buongiorno. Ciao a tutti. Ma vi invidio la linea. Ma quanti pasti saltate per mantenerla? Sbagliate, nessun pasto. Abbiamo una sorpresa. Buongiorno, signor Malversi, accomodatevi. Buongiorno. Voi permettete, signorina? Non per fare cupido, ma starete buongiorno, bene insieme. Buongiorno. Maria, ci pensi tu? Burro e marmellata. Subito. Per me è lo stesso. Pensavo preferiste star sola. In un certo senso, no. Come vi capisco, difatti io vivo con la mamma. Con la mamma? Oh, ma non lo dite, non vi fa onore. Inzuppate pure se volete. Non ho più appetito. Sì, è naturale. Ma che volete dire? Perché? Questa è la prima volta che vengo a davvero? Roma. Davvero? Oh, ma tanto prima o poi ci vengono tutti in viaggio di nozze. Devo andare, scusatemi. Oh, vi ho fatto perdere no, tempo. No, è stato un piacere, accomodatevi. Spero di rivedervi presto. Voi mi fate sentire a mio agio, ve ne sono grato, davvero. Adulatore, non vi credo. A me quella smorfiosa fa venire il latte acido. Fisiologicamente per avere il latte dovresti essere in stato di post-gravidanza. È uno stato che non tollero nella mia pensione, patti chiari e pancia vuota. Ci ho preso per delle colleghe di quella lì. Che faccia colpo sugli uomini si può anche capirlo, ma voi perché la difendete tanto? È una donna di mondo, è a classe. A voi due invece il cervello serve solo a tenere dritta la riga delle calze e a inventare scuse per non pagare il conto. Tanto di mondo che fa la commessa fra dischi e grammofoni. Signora mia, non se ne andrà. Visto che vi è tornato l'appetito? Perché? Il mattino è bello e lo sarà ancora di più se uscirete. Che diavolo, con lei vado in capo al mondo. Arrivederci. Oh, buongiorno. Au revoir, Clarisse.
Ti piace, Doris? La salunga quella. Ma come? Siamo ancora in questo stato? Ma io voglio girare. Voglio girare anch'io, sapete. E a chi ci dobbiamo rivolgere? A Sua Eccellenza il a ministro? Lui no, ma a Sala sì. Non l'hanno ancora convinto. E noi restiamo qui, come fessi, ad aspettare che il Gran Divo venga a farci la grazia di un volto senza voce. Per quanto ne sappia io, la voce provvederà il prodotto. Vorrei anche vedere. Vedrà, vedrà. Parlate come un cretino. Accendete tutto! Accendere! E voi chiamate quella sguatta della primatrice. Allora, pronti a girare? Grazie del passaggio. Io sono arrivata nella mia gabbia radiofonica. Ah, davvero? Ma è molto bella. Oh, Gino, vi ringrazio. Arrivederci. Sì, lo spero. Poggia il piede sinistro sulla panca, caro. Ma perché sopra? Sì, sopra. Ma è ridicolo, non siamo più ai tempi del cinema. Ma ringrazio il progresso che c'è il sonoro. E anche tu metti un piede sulla panca. Io? Senza calpestare la luce del tenore. E più naturali, sembrate un gruppo funerario, un po' di vita. Ma io sono... Un po' di vita. Incastrata fra due forze occulte. Le piacerebbe. Ma cosa metti il piede male? Sulla panca come t'ho detto. Presto, sbrigati! E voi guardate il partner con aria ispirata. Sembrate statue, ve l'ho già detto. Un po' di vita, questo non è un film muto. Per me voi non sapete cosa state facendo. Non preoccuparti, bionda, lo so io quello che si deve fare. Trucco, tu verificate! Lo specchio. E datelo anche a lei prima che ve lo chieda. Pensate presto. Sveglia, sveglia! Allora? Voglio girare! È una scena che vuol ricreare certe atmosfere tragico-canore di García Lorca, così ben espresse nel suo poema Al ciuco della tarde. E le voci vengono incise mentre si gira la pellicola. Il dialogo sì. Le canzoni invece vengono registrate prima e poi quell'altoparlante diffonde per lo studio. E il tenore finge di cantarle muovendo solo le labbra. Voi ora mi direte che questo è un altro trucco della cinematografia. Ma certo, il playback. Con il mio fisico snello non c'è bisogno di nascondermi dietro gonne e maniglie. Ma certo, forse preferisci piroettare in calzamaglia prendendo lo slancio con l'acuto. Che calzamaglia? Dov'è il produttore? Sarà molto meglio. Non sono mica una soprano. Voglio parlare con il produttore. Che vi c'è? Ricordo che per contratto io ho diritto a tre premi. Parlane con l'aiuto regista o col produttore che ti ha firmato il contratto. Oh, è già un miracolo che t'abbiamo. Tutti ai vostri posti. Voi siete pronti? Da un pezzo. Benone. Ho capito. Dammi il copione. Le battute, le sai? Me le hanno date appena ora, ma che volete da me? Oh, ecco un'altra che si lamenta come una diva. Va, 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 vai dal truccatore. Che cosa ci facevi lì? Torna al tuo posto. Gianni, per questa canzone che non è stata ancora incisa, giriamo in diretta. No, gliel'hanno detto. Non ancora. Ma non si ricorda, gliel'ho detto prima, ci ha pensato il produttore. Ricordati di non avvicinarti troppo al microfono. Questo qua? Quello è il microfono. Lo so, ma nel sussurrato. Avvicinati un po', se vuoi. Ah, lo dicevo io. Pronti, vai con le SV. Teodori, scusate. Dottore? E allora lui ha capito? Sì, ma quando devo attaccare? Ma non chiederlo a me, c'è qui il maestro, il fonico, chi ti pare? Maestro, mi raccomando, sostenuto e molto, molto sensuale. Tu il vibrato lo fai? Ah, certo, ma nel pezzo che devo cantare ce n'è ben poco. Come sarebbe? Ce n'è poco. Tu vibri e poi ci pensa il microfono con l'aiuto del maestro al segnale via. Naturalmente. Siamo pronti? Sia chiaro che il segnale d'attacco lo do io. Se no qui facciamo un casino e sprechiamo solo pellicola. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sì, sì, dite sì. Sì, sì, sì. Emozionato? No, per carità. Sapete leggere le note? Sì, grazie. Date il segnale di partenza al cinefono. E voi pronto col check? Pronti. Pronto? Partito! Ciao! 125-1! Azione! Sognar solitario col tuo cuore è soltanto un'illusione. Se ti manca un po' d'amore, cantar nella notte profumata e più dolce la canzon se tu dall'innamorata. Cantar con la voce appassionata per colei che ascolterà la più bella serenata. Per te io canto l'ultimo volero, perché c'è un po' d'amore di mistero, sei tu la dolce musica del cuore.
chiedermi perché. Questo è l'ultimo sospiro, questo è l'ultimo. Aprire le porte, dare aria. Aprire, dare aria. Ah, beh, insomma, molto bello. Una scena un po' faticosa, ma però, vero, sembra che sia andata abbastanza bene. Lavoro nel quale sono necessarie delle grandi possibilità che io ho. Ma non è una voce di cagnetti. Voi altri, dove andate? Mio caro Sala, volete farmi il favore di accompagnare le signore al bar? Vi raggiungo subito. Volentieri, se volete accomodarvi. Andiamo. Beh, è un dono divino. All'una tutti in teatro. Andiamo, all'una tutti in teatro. Oh, bene, come va dunque? Oh, buongiorno signorina. Come è andato il battesimo? Non so, credo bene. Sembravano tutti abbastanza soddisfatti. Perché c'era molta gente ad assistere? Dove cantavo io, no. Poi ho guardato qui e ho visto che hanno fatto molte congratulazioni al tenore. Beh, che ne direste di offrirmi qualche cosa? Sapete, è quasi obbligatorio il primo giorno di lavoro. Con grande piacere, signorina. Allora andiamo al ristorante dello stabilimento. Volentieri. Tutti questi signori lavorano nel film Avanera. No, sono generici che lavorano in diversi film. Ah. Cameriere. Signorina. È libero quel tavolo. Sì, signorina, prego. Accomodatevi. Grazie. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Veramente sarebbe di rigore lo champagne, ma noi ci accontenteremo di molto meno. Aldo? Avanti, signorina. Per me una mental self. Bene. E voi? Sì, mental self anch'io. Accidenti. Vorrei farvi una domanda. Nel film si sentirà veramente la mia voce? Ma certo, vi hanno fatto cantare appunto per questo. E scusate ancora, ma io me ne intendo così poco. Ci sarà il mio nome nel film? Parlate piano. Ricordatevi che di queste cose non dovete parlarne che con me. Oh, se lo ricordo. Se sapeste quante bugie ho dovuto dire. Ma come si fa quando vi domandano? Che cosa fai? Che mestiere fai? State tranquillo che non andrete all'inferno. E se ci andrete non è certo per queste bugie. Cameriere, dica, avete visto la segretaria del commendatore? È là con quel signore, grazie. Signorina, vi desiderano in direzione. Chi è? Il commendatore. Ah, va bene. Figuratevi che ad una signorina che lì ha la mia pensione... Ah, avete detto che fate il ferroviere. Come? Me l'avevo già detto. È già la seconda volta che me ne parlate stamattina. Anzi, mi sembra che sia la cosa che vi abbia il più colpito da quando siete a Roma, questa signorina. Ma vi interessa proprio tanto. Oh, per carità, non mi interessa affatto. Thank you.
Abbiamo l'ultimo modello, vedete? Che cosa siete venuti a fare qui? Chi cercate? Voi? Me? Oh, andate per le spicce voi. Oh, ma io... Vi dirò francamente, è inutile che mi aspettiate. Perché? Siate gentili. Ho un appuntamento con un'amica. Inviteremo anche la vostra amica. Ah sì? Mica male l'idea. Vi siete fatto tutto un programma. E ditemi, dove volete portarmi? Dove volete? Oggi è sabato. Allora, a colazione al mare. Bene. Ho un po' di rimorso. Perché? Ho paura di averti fatto spendere troppo denaro. E anche tu lavori come me. No, non ti preoccupare. Ho un buonissimo stipendio. E poi ho avuto una gratificazione di qualche migliaio di lire. E allora... È così? Oh, guarda, siamo quasi arrivati. Ti prego, fai fermare prima il taxi. Perché? Non ho piacere che ci vedano rientrare insieme alla pensione. Capisci? Ferma, autista. Beh, allora... Sì, sì, dopo, ma adesso lasciami andare. Tu aspetta un po', mi raccomando. Si è preso ancora un altro giorno di riposo. Alludete oggi? Meno male che abbiamo trovato quel tenore operaio, sennò i giorni di riposo sarebbero stati 365. Ripetete a tutti di non parlarne con nessuno. D'accordo. Buongiorno. Accomodatevi, Malversi. Posso esservi utile in qualcosa? Il commendatore è molto occupato. Vi trovate bene a Roma? Ah, benissimo. Soltanto che... Soltanto che? Ho ancora il solito problemaccio. Che però spero di riuscire a superare presto. Mi servirebbe un altro piccolo aiuto. Che consisterebbe in un altro anticipo. E che sarà l'ultimo. Comincerete a controllarvi? Mi avete letto nel pensiero. Per voi sono un libro aperto e vi rispetto. Sarebbe meglio che rispettaste i soldi. Valgono di più. Aspettate qui, torno subito. Grazie, aspetterò. Vi consegnerò la copia campione alla data stabilita dal contratto firmato a Berlino negli studi della UFA. No, ho detto UFA, non UFA. Si è dimenticato la colonna internazionale. Gino Malversi chiede un altro anticipo. Ha dovuto affrontare delle spese per i suoi parenti. Quanto ha avuto? Ecco la sua scheda. Oh. È ancora sconosciuto e già spende e spande come se fosse un nuovo Maurizio Sala. Dovrei dire di sì? Non mi pare sia il caso di scontentarlo. E va bene. Giusto perché ci serve. E come... Sì, senz'altro, sì. Penso che non ci saranno contrattempi, a più tardi. Ma non ne fare un dramma. Scherzi? Io ho la faccia di una che scherza. Una bella donna oggi. Se vuole fare del cinema deve avere un certo appoggio a Piazza Venezia. Non basta un bel musetto come il tuo. E poi? E poi deve cantare e parlare le lingue tedesco, inglese, berlino, Hollywood. Davvero? Certo. Oh, senti, caro, se ci sei riuscito tu non vedo perché non debba sfondare anch'io. Oh, ma io ho un mio talento naturale, la voce, per non parlare della mia grande personalità teatrale. Anch'io ho fatto 3 anni d'Accademia d'Arte Drammatica, se per questo. Non basta. Bisogna sapersi mettere anche il foulard. Ma figurati... Non mi piace quando parli così. Oh. Visto che non so cantare, in omaggio alla tua arte reciterò Shakespeare. Ti pare il caso. Torna a Sorrento. Prenditi la borsa, aspirante Odiva. Sì. Il tuo allievo che canta in giro. L'avete riconosciuta la voce? Sì, è lui. Sì, è lui, è lui. La sua ugola d'oro. Questa è l'ultima parola. Venite, signora, accomodatevi. Che bravo, signora. Enti e audizioni radiofoniche Eier. Selezione di brani celebri.
abbiamo trasmesso L'ultimo bolero. Adesso diranno il suo nome. Grande tenore Maurizio Sala. Come sarebbe Sala? Già. Ma allora non è mio figlio? No. Scherzia! Ma quella è la voce del nostro Gino, anche un sordo la riconosce. Siete pronti a scommettere? Sarei disonesto, vincerei senza. Certo, che la radio non si capisce tanto. Ha ragione. Specialmente quando spernacchia. Anch'io la perlaccia avrei giurato che quella era la voce del Gino Malversi. Sì, sì, è vero. Certo, lo conoscevo bene. Sì. Ce l'aveva anche scritto, che aveva cantato tante canzoni. E ci ho creduto, e come. E poi dico io perché doveva mentire alla sua mamma. Ma che lui è così buono. Molto. E sicuramente si sarà fatto imbrogliare. Su questo vi do 100% ragione. Questa cartolina postale che vi ha mandato. Ma scusa, non sai leggere? Qui dice che lavora, che canta molto, ma che non fa dischi, ecco. Ma allora se canta, dov'è che canta? Mi vogliono a Berlino, un film mi con Martha Eggert. Grande soprano. Sì, ma come faccio a spiegare che sono giù di voce? Già. Quella? Quella non è una proposta, è un trabocchetto. Qualcuno ha parlato anche troppo e si mormora su quel mio ultimo playback. Non avrei dovuto accettare. Sì, ma interrompevamo il film. Sempre meglio che finire rovinati dalla stampa che non aspetta altro. Ma i giornalisti sono ai vostri piedi, perché sanno che il pubblico non vi tradirà mai. Siete più famoso di Hollywood e i vostri film fanno strage di soldi, di cuori e vendete milioni di dischi. Certo, lo so, me ne rendo conto e ne godo. Ma se solo mi tornasse un po' di voce. Un filo, ma non un tuono, una valanga di gorgheggi. Signorina, ma che sorpresa. Se volete accomodarvi di là, starete più a vostro agio. Grazie. Prego. Elisa, chiudi la porta. Sì, madame. È vietato l'ingresso, c'è una riunione privatissima. Ecco per voi due biglietti per la prima del film. Grazie. Potrete invitare chi volete, ma ricordatevi che dovete tenere il segreto anche con i vostri cari. L'avete promesso e firmato per contratto. Se verrete voi a tenermi compagnia, sarò molto felice. Oh, mi avete parlato tanto di quella nuova amica che vi ha aiutato ad ambientarvi. Ma a voi devo molto di più. Mi avete soccorso nei momenti di necessità. La gratitudine è un sentimento ingombrante e finisce per rovinare anche le amicizie più belle. Non è gratitudine, ma è un giusto riconoscimento della vostra generosità. Anzi, dovrei dire che a voi devo la sicurezza che ho provato di fronte al mio primo microfono. Voi non mi dovete nulla. Mi basta la vostra amicizia. Sarò sempre un amico sincero. Sincero? Sono più che sincero, credetemi. E voi siete l'unica persona di cui mi fido ciecamente come foste mia madre. Sì, mi rendo conto che ai vostri occhi sono uno che si è venduto la voce per molti soldi, ma vorrei assicurarvi che non ho ancora rinunciato alla mia dignità di uomo e di artista. Vi capisco e mi rincresce molto. Perché dovrebbe rincrescervi? È una decisione che riguarda solo me. Forse ora ve ne siete pentito. Non avevo previsto certe conseguenze amare. Lettera di mia madre. È a lei che io ho fatto più male. Come un pazzo incosciente. So che la voce era la tua, ma perché? Alla radio hanno detto che chi cantava era quel famoso attore del cinema. Povera mamma. Dovrò permettere che le si spezzi il cuore per la delusione di sapermi un fallito. È l'ultima novità. Con permesso. Voi desiderate... Lascia stare, Elena. Il signore lo servo io. Ho capito. Vuoi qualche cosa o hai un pretesto? Veramente tutte e due. Volevo dei dischi Sala. Anche tu? Ma è diventata una malattia. Dalla mattina alla sera non si fanno che vendere dischi Sala. Che cosa ci trovino poi? Ci vediamo questa sera. Dicevate, signore, il catalogo da questa parte. Questa sera tu devi venire con me al cinematografo. È la prima del film Avanera. Non posso. Ma poi che cosa c'entra il film? Qui non te lo posso dire. Più tardi ti spiegherò. Tu devi venire con me. Prima ceneremo insieme, poi andremo al cinematografo, sai, ceneremo in quella trattoria, ti ricordi? Va bene, tu aspettami alla trattoria. Ma verrai? Verrò senz'altro. Adesso ti prego, vattene. Congratulazioni. Non mi seccare. Cinema Aurora. Cinema Aurora. Questa sera, prima del grande film Avanera, interpretato dal celebre tenore Maurizio Sala. Vorrei la signorina Doris. Signorina Doris? Siete desiderata al telefono. Chi è? Signor Sala. Digli che non ci sono. Vabbè.
Aspetta un momento, gli parlo io. Mi raccomando, il telefono serve anche per gli altri clienti. Sarò breve, sia tranquilla. Sì, sono io. Senti, per dimostrarti che non è vero quello che hai detto oggi, questa sera ti porto con me alla prima del mio film. Eh? Ti dico che non è possibile. Ma non dire sciocchezze, no. Passo a prenderti con la macchina, eh? Fatti trovare pronta. E allora va bene, ti aspetto, sì, sì. A più tardi, addio. Grazie, signore. Sono soltanto le 9, signore. Ogni quanto tempo arriva il tram? Ogni mezz'ora. Anzi, ne deve essere arrivato uno in questo momento. Se intanto volete mangiare un antipasto? No, no, grazie, preferisco aspettare. Come volete, signore. C'è un'infinità di gente che aspetta il biglietto di Mito. E se non mi sbaglio, li avete voi, no? Sì, ma io li ho avuti soltanto alle 7. E state tranquilla che se me ne fossi incaricata io, non avrei dimenticato di includere anche il Malversi tra gli invitati. Come sarebbe a dire? E sarebbe a dire che quel disgraziato non si meritava di essere trattato così. Mi sembra che voi prendiate un po' troppo a cuore questo Malversi, eh? E poi non vi permette un simile linguaggio né di mischiarvi in cose che non vi riguardano. Ma io vi chiedo soltanto perché è stato escluso lui, lui che dopo tutto... Basta, e se volete un consiglio, occupatevi un po' più degli interessi della società che fra l'altro paga profumatamente e voi e il vostro Malversi. Oh, cara Doris, venite. Ma andiamo, Sara, siamo già in ritardo, ci sono anche i produttori consociati. Ma sono qui, non fate qui. Io no, veramente. Uno anche per me. E già le signorine volevano appunto. Aspettate un momento. Maurizio. I biglietti, prego, accomodatevi. Anche voi i biglietti, accomodatevi con noi. Ci sarà un bel incasso. Andiamo, andiamo. Scusate, volevo dirvi che l'ultimo tram parte fra 5 minuti. Per voi. Grazie, signore. Una bellissima voce, vero commendatore? Quella cosa grandissima. Io non ho fatto altro. Che voce! Grazie, meraviglioso! Adesso riguardatevi, il prezzo potrebbe essere. Sì, mi avete tagliato tutte le scene. Io? Sì. Ma nemmeno per sogno. Tutti i primi piani. E cosa volete che ne sappia? Sarà stato il montatore. Va bene, mi rivolgerò al mio avvocato. Ci mancava anche la pazza e poi. Complimenti. Oh, ma per carità. Abbiamo stato grandi. Oh, niente. Grazie. Edizione straordinaria. Edizione straordinaria. Andiamo subito da Gino. A quest'ora sarà allo stabilimento cinematografico. Sì, ma è meglio prima telefonargli. Dove c'è un telefono? È lì. Ah, vabbè. Ah, no, la valigia è meglio che la tenga io. Aspettate. Come volete. Parlo con gli stabilimenti della Mondial Film? Sì, grazie, buongiorno, sono io. Vorrei parlare col signor Malversi, Gino Malversi, mio allievo. Mio figlio? Come? Non lo conoscete? Sala? Vabbè, sì, Sala, Malversi, lo stesso, no? Come no? Ma, insomma, mi potreste dire dove lo potrei trovare? Eh? Al Grand Hotel? Oh, brava! Bravo, brava! Pronto? No, non ci sono per me. Maurizio, ma perché non mi fai fare del cinema? Perché non parli con i tuoi produttori? Ma sì, cara, anche presto possibile. Me l'hai promesso tante volte. Ma il guaio è che sei ancora un po' acerba, eh? Insomma, ti avevo detto... Sì? Degli amici? No. C'è anche una signora. C'è una signora? La solita miratrice. C'è una signora. C'è una signora? Fate salire. Va bene, signor Sala. Possono accomodarsi? Grazie. Accompagnali. Ma si vede che è diventato celebre, eh? Oh, allora adesso vai di là, cambi disco e chiudi la porta. No, voglio risentire la stessa canzone e ti prego di non farmi aspettare molto. No, le mando via su. Sentite, mio figlio. Che voce, lo dicevo io che sotto la mia. Questo è l'ultimo.
scusino, a che cosa devo... Vedete, noi... Cercavamo mio figlio. Figlio? Ma non vedo però perché... Dovete scusare, ma se voi vorreste avvertire Gino di là. Gino? Ma di chi state parlando? Ve l'ho già detto, di mio figlio. Ma sì, questo l'ho capito. Ma quello che non capisco è perché dovrebbe essere qui vostro figlio. Ce l'abbiamo sentito cantare pochi minuti fa. Ho un orecchio io, figurate. No, no, ci deve essere un piccolo errore, perché chi cantava di là ero io. Ma allora voi chi siete? Ma come chi sono? Ma signora, ma lo sanno tutti di chi sono. Ma io sono Maurizio Sala. Come? Eh già. Ma allora, mio figlio? Ah, volete dire di non conoscere Gino, Gino Malversi? Insomma, io sono veramente desolato, ma non ho il piacere di conoscere il signor Gino Malversi. E adesso, signori, se non avete altro da chiedermi, potete accomodarvi perché io sono molto, molto occupato. Con permesso, signori. Arrivederci, la porta è là, eh? È di là. Non è possibile. Ha detto che si chiama Sala, che quella voce era la sua. Ma come ha potuto ingannarmi così Gino? Perché lo ha fatto? Qui c'è da perdere la ragione. Sala, Malversi, Marsala. Che pasticcio, con questi nomi d'arte non ci si capisce più niente, niente. Maestro, sì. Andiamo subito a quella pensione delle lettere. Lì forse sapranno dirci qualche cosa di Gino. Sentiamo. Devo parlarvi subito. Avanti. È una cosa urgente, non potreste rimandare, eh? Non mi sento di continuare più questa commedia. Ma vi prego, calmatevi. Io vi parlo molto seriamente. E allora, parliamo seriamente. Così voi volete dire la verità, eh? Oh, lodevole abitudine è quella della verità. Anche mia madre me lo ripeteva spesso, anzi sempre. E in questo poverino era il contrario di Pilato, perché non aveva nessun dubbio, né sull'essenza né sull'efficacia della verità. Ascoltatemi. Vi ripeto che non ho voglia di scherzare, né tantomeno di essere preso in giro. E allora parliamo seriamente, come voi desiderate. Prima vi consiglierei di dare un'occhiata a questo foglio firmato da voi. Sarà una sana lettura, ve lo garantisco io. Pertanto mi impegno a non rivelare mai, salvo le penalità di qui sopra, la convenzione fissata fra me e la società, eccetera, eccetera. A non rivelare mai. Peccato, eh? A meno che... Ma questo... È chiaro, molto chiaro. E non è qui tutto, c'è dell'altro. Adesso vi farò vedere. Io sono un uomo generoso, almeno se devo giudicare da questi anticipi che hanno superato largamente la cifra che vi spettava. La verità è bella, ma anche per i cantanti il silenzio è d'oro. Arrivederci, giovanotto. Pronto? Io Rossi e Kraner. Ho detto Rossi e Kraner! Accomodatevi, prego. Accomodatevi. Ah, ma che la marietta! Signor Malversi! Cosa c'è? Ma c'è una sorpresa per voi. Un'altra sorpresa. Oh, ma sa che... Ah, ma che maleducato. Chi è quella signora? È la mamma. Mamma. Mamma, che bella sorpresa. Ma perché non avvisarmi, eh? Maestro, come mai? Veniamo dal Grand Hotel, dove abbiamo parlato con quel Marsala, con quel Sala, insomma, con quel tenore. Ma come? Abbiamo poi telefonato al cinematografo e ci hanno dato il vostro indirizzo, è così? E così abbiamo visto, saputo. Mamma, tu non sai. Ora ti spiegherò. Ma cosa vuoi spiegare? Oramai ho capito che mio figlio non era quello che io credevo. Non era di lui che si parlava. E questo in fondo poco mi importerebbe se tu non mi avessi ingannato. Ma vedi, mamma. Ma perché mi hai mandato tutti quei dischi? Ma quei dischi sono miei. Ma se c'è scritto Sala? Ma questo non vuol dire. Sono stato ingannato. Sono stato sfruttato per quello lì che non ha più voce, da quando sono arrivato. Ma perché lo hai permesso? Perché non ti sei opposto? Vorrei uscirne fuori, vorrei fare qualche cosa, e allora... Ma mamma! Tu capisci che per lei è un insieme di delusioni, di umiliazioni. Tu dici che saresti disposto a venirne fuori? E sbuca fuori, perché non lo fai? Ho tentato anche oggi, ma non è stato possibile. Io vi dico che quella vecchia canterà, e si verrà a sapere tutto... Non c'è. A sentir voi finirà che canteranno tutti tranne me. Ditelo, ditelo pure, ditelo. Se quel Malversi parla, io sono un uomo rovinato. Non parlerà. Insomma, bisogna fare qualche cosa. Ma cosa credete? Che io dormo?
bisogna fare qualche cosa. Bella scoperta, eh? Ma cosa credete che stiamo a fare? Calmatevi, oramai credo che l'emozione vi fa perdere anche la memoria. Fortunatamente fra poche ore al Grand Hotel firmeremo il contratto con i produttori consociati e dopo spero che dormiate i vostri sonni più tranquillo. Il contro... Non c'è? Quello che mi preme è che questa sera voi facciate atto di presenza alla firma del contratto. Adesso tocca a me. Un momento, c'è la signora. A me, per cortesia. Per chi è? Per voi quella lì? No, è per mia figlia. E il signor Sala? È già qui. Anzi, se permettono vorrei presentarglielo subito. Benissimo, bravo. Vogliamo accomodare? Sì, sì. No, Sala, eh? Chi è? Ah, vengo subito. Con permesso. Prego. Commendatore, scusate, la penna. Alla penna. È mia, grazie. Chi è? Caro commendatore. Permettete? Ci vediamo domani. No, non gli chiedete di cantare. Si offenderebbe. Il tenore Sala. Non si può dire che la collaborazione fra le nostre società non nasca sotto i migliori auspici. Gino, cercavi di me? Sì, non ci pensavo nemmeno. Ma perché mi rispondi così? Che cosa vuoi da me? Immagino, perché? Ti ho detto di lasciarmi in pace, fila! Ed ecco i contratti pronti per la firma, sì. Se volete prenderne visione. Ah, benissimo, grazie. Grazie. Sono le solite formalità. Gino, chi avete? Vi prego. Tra i produttori consociati Rossi e Kraner e la Mondial Film si conviene quanto presso. Ma cosa fate voi qui? Che volete? Eccolo qui, grande tenore, il vostro Sala. Applauditelo, se lo merita. Gino! Volete tacere? Ma che cosa viene? Chi è questo signore? Ma che cosa vuole? No, non capisco. No. Voglio parlare! Ma che cosa vi piglio ora? Perché gridate in questo modo? Ma che villano, ma cosa vuole? Chi lo conosce? Ah, chi mi conosce? È vero, non mi conosce nessuno. Ma ve lo assicuro io che quello lì non è un tenore. Io ordino di tacere. Vi dico che è ora di finirla. La magnifica voce, il meraviglioso tenore, tutte bugie. Non le date retta, sarà un povero squilibrato. Ah, sì, squilibrato, pazzo. Ditelo anche voi, se ne avete il coraggio. Dite che la sua voce non è la mia. Ma giù le mani. Ma che cosa dice? Ma è vero? Andiamo, buttatelo fuori. Forse quest'uomo esagera. Anzi, vi prego di scusarlo, di perdonarlo. Fate dimostrare a questo povero uomo che si sbaglia. Farete cosa grata a lui e renderete felici tutti questi signori. Carina. Fateci sentire la vostra voce. La signorina ha ragione. Sì, è giusto. No, non è possibile. Perché? Oh, signor Crow, signor Rossi, ditegli di non essere avaro con la sua voce. Ma finiamola con queste buffonate. Ah, le chiamate buffonate voi? Caro Sala, non mi pare che sia il caso di rifiutare. Ma no, non mi sento, lo ripeto. E poi non c'è neanche un maestro che mi possa accompagnare? Ha ragione, non c'è il maestro. Conosco io un maestro. Un momento, prego. Ci sono io. Ecco. Potrei accompagnare io il signore, anzi sarei molto lusingato di farlo per un tenore celebre come il signor Sala. Ecco. Là c'è un pianoforte, attacchiamo. Volete accomodarvi al pianoforte? Via, andiamo, signor Sala. No, non credo che mi sarà possibile. Beh, vogliamo attaccare? No, sa, questa raucedine che... Ah, la raucedine. Sì, la raucedine. Svegliati, mia bella addormentata, è ritornata la serenata. Vibrano le corde di passione, ma il tuo Verone non s'apre ancor. Ma ora sospira il vento ogni mandola, ma per cantarci sei tu sola, ma ora io t'amo. Perché non senti il mio richiamo, non puoi saper quanto ti bramo, io t'amo. Se gli occhi tuoi sorridono, risplende il sole, un eco in fondo all'anima, sussurra amore. Questa dolcissima parola devi ripetermi tu sola, Manola.
Devo chiamare un taxi? Ma che taxi, va all'inferno. Ma non ho questa dolcissima parola, devi ripetermi tu sola. Ma non ho. Bravo! Che successo! Questo niente, e questo niente, così il contratto di quell'altro è andato, mentre lui invece, corpo di un violoncello. Presto mamma, su che prendiamo il treno! Pronta! Andiamo, 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 addio amici! Addio, addio! Addio! La canzone di tutte le storie.